Puntata frizzante di doppia D, come le temperature che ci hanno accompagnato durante questi giorni. Ieri si è giocata la 17ª giornata per quel che riguarda il girone A di Serie D, e allora analizziamo tutto quello che è successo in un weekend particolarmente importante. Andiamo a vedere i risultati della settimana, visto che insomma le partite sono iniziate sabato con la vittoria del Gozzano. Ieri è arrivata la replica del Bra e del Pont Donnaz, di fatto davanti hanno vinto praticamente tutte, quindi giornata avara di emozioni sotto quel punto di vista. Soltanto il Sestri Levante ha lasciato 2 punti per strada, sempre nell'anticipo di sabato. Domenica però è importante anche perché, come vedete dalla classifica, ci sono due squadre che sicuramente sono balzate agli onori della cronaca, e non soltanto per le vittorie importanti ottenute domenica. Ovviamente parliamo della Folgore Caratese e della Castellanzese. Folgore Caratese che è giunta ieri al decimo risultato utile consecutivo. La vittoria per 5-0 di Lavagna testimonia ancora una volta di più l'ottimo lavoro del tecnico Emilio Longo, che insomma sostanzialmente ha dato una vera e propria svolta nell'arco degli ultimi 2 mesi abbondanti, di fatto dimenticando quel periodo difficile, le sconfitte, le ultime contro Caronnese e Chieri avevano un po' fatto anche pensare a una possibile decisione anche drastica da parte della società, che invece ha remato sempre insieme al tecnico e alla squadra. Non ci sono mai state voci vere da parte della società riguardo un possibile cambio, e la svolta è arrivata anche grazie a un po' di mercato. Ieri il gol ancora d'Antoni, e soprattutto dando fiducia ai propri giovani, perché insomma la notizia della settimana è sicuramente quella di Kouda, che è passato al Cagliari. Il giovane centrocampista classe 2002 sbarca in Serie A, tra l'altro ha debuttato con 2 reti nel campionato primavera, si allenerà in pianta stabile con la prima squadra, e vedremo se Di Francesco riuscirà a dare anche un po' di spazio all'interno della prima squadra al giovanissimo centrocampista ex Folgore, che intanto si coccola anche N'Gom, ieri doppietta a Lavagna. E più in generale parliamo di una prestazione altisonante, visto che insomma segnare 5 gol a una squadra sempre particolarmente ostica come la Lavagnese non è impresa da tutti. Ricordiamo che la Lavagnese aveva impegnato e non poco recentemente anche la Caronnese. Caronnese che ieri ha perso a Castellanza al Provasi, e la Castellanzese è l'altra squadra del momento, vero? Ieri anche forse un po' di fortuna, visto che la Caronnese ha avuto tante occasioni e Indelicato è stato protagonista. Ieri nella Castellanzese sono stati protagonisti addirittura 2 portieri. Indelicato prima nel parare tutto quello che gli attaccanti della Caronnese tiravano verso la porta della Castellanzese, e poi anche Porro, perché Indelicato è stato espulso a causa di un'incomprensione tra il portiere Negri, un retropassaggio di Negri non particolarmente consigliato, che ha colto impreparato appunto il portiere, dentro Porro, peraltro ex della Caronnese, e che ha subito ipnotizzato Siani dal dischetto. Insomma, 2 portieri, come diceva una vecchia pubblicità, 2 è meglio di 1, 2 is meglio che 1, ma insomma, per ottenere una vittoria più che mai importante, la sesta in 7 partite, perché se è vero che ieri un pizzico di fortuna c'è stata, insomma 6 vittorie in 7 gare non si ottengono per caso. La Castellanzese, ricordiamo, ha anche una gara in meno e sicuramente sogna a questo punto anche un posto nei playoff. Tra l'altro la curiosità è che proprio mercoledì ci sarà la sfida tra le due squadre più in forma del momento, ovvero la Folgore Caratese e la Castellanzese. Chi uscirà vincente sicuramente confermerà le sue ambizioni quantomeno da playoff. Da ricordare anche l'undicesimo gol di Chessa, gli stessi che ha realizzato in campionato Riccardo Cocuzza. Cocuzza che ieri salva letteralmente il Legnano, doppietta per l'attaccante classe 1993, suo il gol decisivo su calcio di rigore al 90 e qualcosesimo, insomma in pieno recupero, per trovare 3 punti più che mai vitali. Vero, il Legnano ha fatto 7 punti nelle ultime 3 partite, ma è altrettanto vero che in queste ultime 3 partite, insomma, non è che si sia giocato particolarmente bene, né a Karate Brianza con la Folgore, né ieri contro il Vado, che occupa insomma i bassi fondi della classifica, e una squadra che è apparsa anche particolarmente nervosa nel secondo tempo, come ad avere in testa la problematica di non riuscire a sbloccare una partita da vincere assolutamente. Poi il guizzo di Cocuzza, Cocuzza che resta a Legnano e fa il bene del Legnano, non
nonostante attorno all'attaccante c'erano anche tante voci di mercato, anche da parte di categorie superiori, però insomma il Legnano ha bisogno di Cocuzza, e Cocuzza per il secondo anno di fila vuole essere il leader offensivo di questo Legnano, ritrovando ieri anche quei gol che mancavano da qualche giornata e che insomma sono stati decisivi per la formazione di Brando, che però deve dare una svolta decisiva alla stagione anche sotto il punto di vista del gioco. Altro risultato da commentare di ieri, soprattutto per quel che riguarda le lombarde, il pareggio dell'Arconatese. Ecco, qua manca un Cocuzza per chiudere il cerchio nell'1-1. Infatti Giovanni Rivieri si arrabbia un pochino e si rammarica per le tante occasioni create dalla sua squadra ma non capitalizzate poi dagli attaccanti. Insomma, essere un po' più cinici, il tecnico chiede alla sua squadra di segnare tutto quello che la squadra crea, quindi sostanzialmente trovare con più facilità la via del gol, per una squadra che, a detta proprio del tecnico oroblu, gioca meglio di quella dell'anno scorso. L'anno scorso era in piena zona playoff, quest'anno è in zona playout. Ieri col Fossano bisognava assolutamente vincere, anche perché appunto l'Arconatese ha tanti scontri diretti proprio in questo periodo, e quindi deve trovare un po' quella verve offensiva che paradossalmente sta un po' mancando, non tanto dal punto di vista del gioco ma quanto dal punto di vista realizzativo. Uscendo un pochino dalla nostra regione, il Gozzano che vince ma non convince, però insomma se riesce sempre a trovare i tre punti pur non convincendo, la squadra di Soda continua a essere la candidata numero uno al momento per la vittoria finale. È arrivata però la replica del Bra, che con Mercai trova il modo di rimettersi in scia al Gozzano, e poi chi non se la passa benissimo, il Borgosesia, che la scorsa settimana ha esonerato Prelli. Dovrebbe arrivare Rossini in settimana, che dovrebbe debuttare già mercoledì contro la Caronnese, mentre invece per un Borgosesia, tra l'altro, che non cambiava allenatore da 10 anni, quindi insomma un po' una svolta storica. Mercoledì appunto si torna in campo, turno infrasettimanale, quindi insomma ne vedremo ancora sicuramente delle belle.